Un'offerta per una foto, va in scena la singolare rappresentazione di Giuseppe Buglino, centro storico di Palermo, dove l'arte di arrangiarsi spesso diventa necessità per sbarcare il lunario. Così da un balcone ha preso forma un suggestivo palcoscenico, dove armature, elmi, spade si trasformano in scenografia per attrarre i turisti. Il protagonista è un uomo dai mille mestieri. Fabbro, operaio, barbiere, cartellonista, emigrante, ma anche costruttore di tamburi e tanto altro. Una vita senza arrendersi, quella di Giuseppe Buglino. E così, circa 2 anni fa, trasforma il balcone in un palcoscenico a cielo aperto. E i suoi manufatti, figli di una sapiente arte, un'attrazione per i turisti che di tanto in tanto, con il naso all'insù, scattano una foto verso il suggestivo balcone. Sin da bambino la passione per le armature. Sono stati film proiettati di mattina nei vecchi cinema del centro a lasciargli impressi nella memoria suoni e colori di epiche battaglie. E oggi è lui, l'eroe protagonista di una vita che non regala nulla, a volte avara verso gli uomini ricchi d'arte. Ho sperimentato questo lavoro per mangiare. Questo non è un vero e proprio lavoro. Lei in fondo aspetta il turista e si fa fotografare. Sì, aspetto il turista per farmi fare le fotografie e se mi vogliono offrire qualche cosa per mangiare, è campo così, con una piccola moneta. Quando ero bambino ho avuto sempre questa passione, che andavo al cinema. Dal ragazzo andavo a vedere i film di guerra dei romani e film medievali e mi è piaciuto sempre fare questo. Da piccolo facevo le cose di legno e le freccette con i tondini degli ombrelli e tutto materiale riciclato. Lamiera, legno, faccio spade di metallo, spade di legno e faccio anche qualche cannone di plastica. Per caso un giorno che cercavo una lamiera per fare uno scudo, vicino al contenitore c'era una parabolica, però era più larga. Ho levato 3 diti. Poi l'ho battuta tutto a colpi di martello, qua. Siccome c'era il colore, mi bisognava il colore naturale, così, grigio. Ho preso un bidone di olio di seme vuota, ho messo il legno e l'ho bruciata, l'ho fatto diventare color ferro.